Ciao a tutti e bentornati su Gaming, siamo tornati qui su South Park e continuiamo la nostra storia, la seconda puntata del giorno. E dobbiamo tornare qui al covo praticamente del procione perché ha una missione importantissima per noi. Non so ancora di che si tratta, ma lo scopriremo presto. Eccoti qua, ce n'hai messo di tempo, eh? Siediti, Petman. Ok, gente, Petman ha interrogato Classy e ha scoperto che gli indizi ci conducono allo U-Storit. Quindi dobbiamo andarci questa notte. Non si può fare. Perché no, Moschito? All'ingresso dello U-Storit c'è la lava. Tutto questo è lava? Merda, deve esserci un modo per superarla. C'è Brico Boy. Brico Boy? Che cazzo c'entra quello spompina somari? Brico Boy ha un attrezzo che toglie la lava. È uno dei suoi superpoteri. Ehi, e Brico Boy aveva detto che doveva un favore al novellino. Beh, sarai di nuovo utile, Petman. Super Craig, scrivi un messaggio anonimo a Brico Boy. Digli che restituiremo il favore al novellino. Gli altri vadano a letto. Ci vediamo allo U-Storit stanotte. Andate tutti a letto! Ci pensano Crucione e suoi amici! A casa, Petman. Se tutto va bene, Brico Boy ti raggiungerà dopo. Ma fa attenzione, Brico Boy è un infido leccaculo traditore. Perché dire al preside della scuola di che razza siamo? Non gliel'ho detto io e tu lo sai. Ma tu lo hai confermato quando il preside ci ha chiamato. Quanto ci vorrà prima che scoprano tutto? Nostro figlio sta soffrendo, non lo capisci? Si sta facendo domande sulla sua razza e sul suo orientamento sessuale. Perché è confuso? La confusione è la chiave. Più i nostri figli si avvicinano alla verità, più rischi corre quella stupida troia. Ehi, guarda chi c'è! Eri fuori a giocare, puzzola? La cena in tavola, tesoro, e poi fila a letto. Domani hai la scuola. No, a scuola domani. Sì. Comincerò sempre più a confondermi, queste due. Non pensare neanche di farti ora. Spiccia. Qualsiasi cosa ci sia lì dentro ti sta facendo impazzire! Impazzire? Tipo dire al mondo chi è nostro figlio che abbiamo nascosto per così tanto tempo? Che cosa? Che cazzo di problemi hai? Come ci hanno nascosto per così... Oddio, raga, sono curiosito. Quale sarà la nostra vera? Guarda, va a finire che noi siamo una storia brutta davvero, eh. Tesoro, ascolta, so che non ne abbiamo mai parlato, ma tua madre e io siamo due fieri italiani. Notte, tesoro. La notte cala sulla città come un grosso viscido struzzo. La puzza di avidità, corruzione e crimine sale dalle fognature fino alle strade. Per questo c'è il Crocione e i suoi amici. Hashtag fanculo amici della libertà. Ok, è arrivata la notte e noi, come avete capito, siamo italiani, ispanici. La nostra razza è ispanici italiani, ragazzuoli. E questo è il mio nuovo bellissimo costume. Guarda che spettacolo, raga. C'ho i costumi più belli di tutti adesso. Allora, ci rivediamo, novellino. Mettiamo da parte le nostre divergenze. In città sta succedendo qualcosa e c'è bisogno di Brico Boy. Seguimi al covo del professor Chaos. Forse vorrei sapere come sono diventato un supereroe. Sai, quando ero solo un bambino, mio padre era in garage a lavorare a un progetto. Ci fu un grosso temporale e un fulmine scaraventò mio padre lontano. Accorsi ad aiutarlo, ma in quel momento, non so come, un altro lampo fuse i suoi attrezzi con il mio corpo. Diventai un supereroe. Purtroppo il cervello di mio padre ebbe la peggio. Beccati questo, stronza. Ecco, prendi. Alla facciaccia tua, brutta merda. E prendi anche questo. Randy, vieni subito qui e smettila di graffiarmi l'auto. Ok. Ma stavolta è diverso. Mio padre si comporta in modo ancora più stupido. Forse Brico Boy vuole aiutare suo padre perché pensa che avrebbe potuto salvarlo anni fa. Dubito. Dubito fortemente. Però mi piace la storia di Brico Boy. Mi piace. Qual è la tua storia? Anche la tua riguarda i tuoi genitori? Purtroppo sì. Non ne vuoi parlare? Lo so che è difficile. Sì, ho capito che ci hanno scorso. Fa qualche cosa, no? Questa è la casa di Mysterion. Ha una scorciatoia che porta a nord della città. Ah, vive nella bella casa. In questa zona puoi sentire l'odore intenso dell'urina. Lo sai che l'urina umana funziona da fertilizzante per la marijuana? Oh, tu puzzi come se fossi stato fertilizzante. Ok. Perché l'ho comprata io la cazzo di metanfetamina, non tu! L'hai presa, così fa tutti i sussidi la metanfetamina! Ridammi quella cazzo di pipa, Carol! Fanculo, sto fumando io! Non ti fumi la mia fottuta roba! Fanculo, sto fumando io! Così impari, maledetta! Oh! Ah!
Ma quanto cazzo ti amo? Sbagliamoci, facciamo l'amore. Non faccio l'amore, scopo forte. No, io ti scoperò forte, capito? Oh, merda! Raga, posso sbirciare qui? No, è bloccato, no. Però hanno cominciato. Dai. Comunque abbiamo trovato lo scorciatoio, vediamo un po'. Ora posso mostrarti il mio attrezzo più potente, la sabbiatrice. Fammi la sabbiatrice. Forza posso battere qualsiasi ostacolo. Accendila e ti mostrerò i miei poteri. Yeah, voglio la sabbiatrice. E la madò. Il tunnel segreto di Mysterion. Pazza, ma quanto è lungo sto paese, sto coso? Oh, per arrivare a sto passaggio. Eccoli, gli amici del Procione. Bene, il traditore di merda è venuto davvero. Ehi, wow, no, no! Ho detto che avrei aiutato il novellino, non voi! Il novellino è un amico e gli amici si aiutano tra loro, stronzo. Dobbiamo superare la staccionata. Sì, Brico Boy, il novellino vuole così. Bene. Finché c'è un generatore di corrente vicino, posso usare la sabbiatrice di mio padre per farci strada. Wow, è fantastico! Andiamo! Procione e i suoi amici! Chiariamo subito una cosa, Brico. Io non mi fido di te. Fai una mossa sbagliata e ti faccio a pezzi. Sono qui soltanto per il novellino. Dopo stanotte, di nuovo nemici giurati. Ok, classe, ha detto che tutti i gatti finiscono in uno di questi magazzini. Sparpagliatevi! Ehi, Micio! Micio, Micio! Ehi, Micio, 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 miau, miau! Oh, Micio, Micio! 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 Raga, ho trovato qualcosa di interessante. Che roba è? Una maschera! Che hai trovato? Ok. C'è caos, raga. Che cazzo? Ciao, amici del Procione! Procione e i suoi amici! Prego, da questa parte! Ho più carta stagnola e adepti di quanto immaginiate! Mi hanno dato ben $20,000 per occuparmi di voi! Cosa? $20,000! $20,000 solo per sbarazzarmi di voi! Ma me la caverò con qualche centinaio! E sapete cosa me ne farò del resto? Vai a Parigi, ti ingrandisci l'uccello e ti sbatti le francesine! Super Craig! Sbagliato! Distruggerò io la città e dimostrerò che sono io il più cattivo! Più cattivo di qualsiasi boss! Addio, amici del Procione! Che cazzo c'ha? Ma che fanno? Adepti? No, adepti, dovete ucciderli! Ah, uffa! Porca troia, troviamo quello che stiamo cercando e andiamo! Un'altra maschera, raga. Possono comprare con $20,000? Vattene, Butters! Stiamo cercando un gatto scomparso! Non credo proprio, amici del Procione! Butters, ti hanno dato dei soldi. Per legge quei soldi appartengono alla nostra serie e a tutti noi. No, no, sai, più soldi significa anche più adepti! Vediamo un po' come ve la cavate! Ok, questi però tocca sfondarli, raga. Cioè, facciamo pure i cani, guarda quanti cazzo so. Vai, inizia il combattimento, adesso li sfondiamo tutti, va. Il sipario di caos è calato su di voi! All'attacco, Dempi, all'attacco! Allora, vediamo un po' come potremmo ragionare. Prima di tutto, i cani, raga. Non c'hanno tanta vita, quindi in teoria col sanguinamento dovrebbero morire. Ehi, hey, vi pago una fortuna, voglio dei risultati! Sì, stiamo tornando. Adesso i miei adepti, per i miei nemici è la fine! Ha detto di caos del cazzo! Ha detto il cazzo, il cazzo. Perché stai dalla parte di questi smidollati? Voi. Vai, sì, lancio. Fotti di caos. Bello, questa mossa è troppo bella, raga. Avete appena rimosso un granello di sabbia dalla clessidra della vostra fine. Metto qui, vai. Oh, cavoli, sto finendo gli adepti. I cani mi sono ammazzati tutti e due, l'ho ammazzato, raga. Perfetto, e quello pure è mezzo morto. No, cazzo, ti distruggete l'attrezzo elettrico! Sei debole, Aquilon! Ma mi piacciono i tuoi colori! Aquilon, me ne la finisci pure questo! Più più! State ci fanno cagare, ma questo a $20,000 era buttati! Ti piace un bel graffietto bello? Oh, questo
succede assumendo adepti di seconda scelta? Adunata contro gli amici del Procione, adepti! Procione i suoi amici! Ora, miei tesori! Siamo visti, lanciamo solo GD praticamente. Smettila di cazzeggiare! Non mi piace GD State Alessio, indietro. Basta! State indietro! Ora sistemo caos! Prendi! Tapum! Ho inchiodato i tuoi cazzoni del caos! Senti, mi dispiace, ma le dai i coglioni, no? No, cavolo, state perdendo! Sapete, all'inferno non c'è una furia come quella dell'aquilone! Non ce lo spreco manco il potere di divisione, perché tanto pure questo è morto. Del professor Caos! Anzi, questo è solo l'inizio del mio piano per distruggere la galassia! Ma va a cagare! Sono quasi tutti! Sbagliate ancora, Procione! Oh merda, è ora! Con questi soldi ho trovato una fonte di denti ancora più grande! E sono tutti disposti a lavorare per 4 soldi! Vamonos, adepti! Distruggete le galassie! Vamonos, dai, messicani! Non possiamo stare qui e lasciare che storpi il nome della squadra! È l'ora del Procione! Non lasciatevi intimidire da questi sassiccioni! Allora, è buono che praticamente non ho usato il potere prima, quindi adesso vi posso fare praticamente sanguinamento a tutti e pure un sacco di danni. Non riuscirete mai a sconfiggere Caos! Aia! Riprendi, 120 mi ha fatto! E Petoman... Fatevi attrezzare, adepti! Petoman si è dato un attimo una curata perché è mezzo mucco. Vai, vai! Sei mio! Ci ha fatto puttane di danni, mi ha fatto! Annientate questi stupidi mortali! No, niente. Attacco per te, grazie. Sei fottuto. Il mondo diventa buio! Ok, adesso tocca a me però, eh. Vai, datemi un po' di... De shock tutto due. Bam! Oh. 75 di shock, baby. Dios mio, demasiada sangre. Questo piccolo gringo è muy malo. Sì, ma paga buon dinero. Oh, guarda che... Ma che so, il sangue figati. Non si ferma. Assaggiate l'ira di Aquilon Man. Allora, senti, Aquilon Man, tu devi curare un po' tutti. Senti, facciamo una cosa. Dai una curata. Cura. Perfetto. Wow, grazie. Sì, fanno un parecchio male comunque. Questo che fa? Tira i miei artigli si abbatteranno sui tuoi adetti. Allora, intanto questo lo ammazziamo e via. Perfetto. Avete lasciato che mi colpisse. Io il prossimo turno che... Oh, madonna. Io non quiero pelear contigo. Basta con queste zampate. Cuidado, amigos. Ora mi occupo degli adetti. Ok, così no, gliela fa ammazzarlo quello lì. Così lo chiappo uno. Se mi sposto qui, lo chiappo uno comunque. E allora preferisco far così, almeno chiappo due. Cacciami con troppo rispetto per gli strumenti, per chiamare voi adepti strumenti. Ok, questo mi dà l'ultimo calcio, poi crepa in teoria. Però fanno male, eh. Necessito aiuta. Dai, ok, sono morti tutti e due, perfetto. Perfetto. Così, ok, questo l'ammazzo, ma l'ammazzerei in ogni caso. Questo qua su non so che fai ancora, quindi adesso ammazzo questo. Perfetto, un altro di meno. È mi turno? È mi turno? Madonna, Este dia è molto strano. Ah, raga, non ho visto... Ah, sì, che cosa vuole reincendere potere... questi idioti? Lo so, la furia dell'aquilone! La furia dell'aquilone? Ah no, fa male sotto, dai, allora... Niente, più, mi dispiace. Mi serve qualcosa che gli appa tutto. Come vuole che paghi per la sua sexta. Ma me l'ha ammazzato. Non contro il mio esercito, amici del Procione. Vabbè, Procione i suoi amici, porca troia. Chi è? Via. Pure tu, messicano il cazzo. Brico, vai contro gli adepti di Caos. Tocca a Brico, vai. Vai, Brico, vai. Non l'avevamo visto, ora devo vederlo, raga. Di Caos a zero, Procione i suoi amici tipo 50. Fai danni di Cristo questo. Ok, ho trovato Craig. Perché Caos voleva avvolgere un camion nella carta stagnola? Non è questo il problema. Vi state davvero preoccupando per la carta stagnola? Che cazzo è questa? La mitica ragazza squillo. E avevi ragione sul ristorante italiano.
Il proprietario fa parte di una nuova gang. Che cazzo è questa? Non ne ho idea. Non fa parte del gruppo. Scusa, sei su Proci Instagram. C'è uno nuovo in città che sta riunendo tutte le famiglie criminali. Va bene, fico, grazie, addio. Tipo un boss. Non dite una parola. Non giochiamo con lei. Controlla il deposito 56 di Novellino. E tieni, prendi questo. Se hai bisogno, chiama. Ti servirà tutto l'aiuto possibile. Anche il primo stronzo di turno crede di essere un supereroe. Vediamo di trovare Mr. Kitty e finiamola. Avete visto Scrambles? Oh merda, lava! La pianti di cazzeggiare, Chaos? Non sono il professor Chaos, ma il suo socio. Generale Distruzione! Oh, pure questo è figo, cazzo. Occhio, è un pel di carota. Un pel di carota. Sapete cosa ha in mente il professor Chaos per la città? Ascolta, Novellino, tu e Butter state esagerando. Sì, è ora di una bella lezione. Non sarà facile come credete. Carmen, occhio! Adepti, vamonos! Ok, tocca gonfiare pure questi, via. Vai, vai, yeah. Che smonto tutti. E a tutti smonto. Che ti sei tagliato mentre ti depilavi. Gradisci un servizio di Chaos gratis? L'avrà visto il padrone. Pesse da lontano così fanno male. È da un po' di giustizia. Vediamo un po' qua a quanto arriva. Vabbè, però almeno rompo la lava. Affidamento! Ah no, hai non un me padre rotta. Così idiota da darti i suoi attrezzi. Vabbè, almeno come fatta più fuoco. Ci sei, Petoman! Ok, Petoman può attaccarsi due, dai. Oh, continua, un giorno forse diventeremo amici. Combatto a Orita? Più più laser, amico. Due ne abbiamo quasi ammazzati. Siete distrutti nel nome di Chaos. Questo devo capire. Fai lo stronzo, distruzione. Cazzo, questo prossimo turno ti raggiungo un sacco della lava. Gli adepti del pel di carota non finiscono mai. Sei morto. Aia. Tanto questo quello crepa. Altro Chaos in arrivo. Senti, Cartman, avvitala un po' con pel di carota, va. Brucia te lo metti in arrivo. Bravo. E ne stai fermo come un cazzo di cervo di fronte ai fari. Adepti a me. E sto a chi? Ok, tocca sbrigarsi a ammazzare, perché sennò questo le tira giù praticamente all'infinito, raga. Torna dalla mamma, idiota. Microaggressione. Sì, yeah, microaggressione. Adesso ti tonfo subito. Mezzo po'. Bam. Sfondato. Impigliamoli. Allora, vediamo di fargli male, eh. Questo attacca troppo strano, attacca. Che cazzo? Ma perché? Stavo a fare il turno io ancora, dai, vabbè. Ti faccio il culo! Intanto tira questo, dai. La classica situazione per le punte Phillips. Vieni qui, Novellino! Ci dobbiamo sbrigare, compà. Cerchiamo di farle fare il più stai possibile. Stai andando bene, Batman! Guarda, guarda, che più fuoco. Chi ne sono estos niños? Vai che ve curo a tutti, dai! Per te! Sono tornato! 479 c'ha quello di vita. E il caos regnerà e la... No, il caos non si muove, tu adesso rimani fermo lì perché dopo ti ho dato un fa. Non pensate agli adepti, fate fuori il generale! Madò! Beccati sto caos! Beccati sto caos, ma te lo vuoi vedere il caos? Inchinati davanti al caos! Allora, vai! Picchia generale! Potresti aver preso un'arteria! È uguale, è da morire! Ecco le terrificanti macchine di morte note come i mecha adepti! Estamos collocados en el modo! Ora mecha adepti, vámonos! Madò, i mega adepti! Quanti danni! È ora di tirare fuori l'attrezzatura seria! Che cacchio gli dico io a questo adesso? 3. Allora, dammi una curata intanto. Ecco qui! Agli amici nostri. Perfetto. Sono molto in fiamme! Lo so che sei molto in fiamme, non ti preoccupare. Oh, ripeto me. Adesso è il momento di Petoman, raga. Così mi chiappa un po' tutti. Vai! È il momento, raga. L'ho atteso da un po', ma adesso arriverà. Fai danni di Chris.
questo. Guarda i danni che fa a tutti, raga. Chi è pronto per uno spin-off? Beh, per il mercato tu. Le sfonda tutti, le sfonda, raga. Non pensate agli adepti, fate fuori il generale. No, merda. Ancora. Ha davvero un ottimo presentimento. Ok, siamo a sbrigare a fare i turni, raga, perché sennò ci rimaniamo secchi. Fate il fatto al procio. Vai, vai, procio. Fico. Eppure quello è morto, dai. Ho proprio l'attrezzo giusto per questo. Vai. Prendi questo stronzo. Sbriga prima che quello ci cascando il capo. Quindi dovrai ridarmi. Adepti, vamonos. Ancora, ma quanti cazzo ce ne hai? Allora, senti, purtroppo con te non me ce la posso via. Ah, sì, mi ce la posso via, voglio se mi ce la posso via, via. È giunto il momento della temporale scossa. Ma è morto Aquilon Man, io non me ne ero accorto che tanto Aquilon Man era morto. Lo dovrei intanto risuscitare, però vabbè. Se la fa un mazza quello, forse. Loco americano. Perfetto, la di dietro mi fa comodo a me. Un altro nemico si inchina. Oh, è morto, è morto, è morto. Fortuna. Dovrebbe essere l'ultimo! Sicuro! Dobbiamo... aspetta, Super Craig! Oh no, Super Craig! Super Craig, non mollare! Non ci sono compressori, non posso eliminare la lava! Troveremo qualcosa a cui collegare la sabbiatrice di Brico Boy! Lo sappiamo tutti e due che sono spacciato! No, aspetta! Ti salveremo! Brico Boy, fa qualcosa! Ma la sabbiatrice funziona soltanto con l'aria compressa! Prendi quella all'ingresso! I cancelli sono chiusi a chiave, ricordi? Tranquilli, ragazzi! Conoscevamo i pericoli quando abbiamo creato gli amici del procione. Sta calmo, ti riporteremo a casa. Mi spiace, ma sembra un viaggio di solo andata. No, Super Craig, no! Ricordo episodi del passato e mi pento. Avrei voluto essere più buono. Portate un cazzo di compressore! Ragazzoni, vi stoppo qui la puntata perché vi lascio proprio così, con l'ansia. Super Craig si salverà oppure no? Comunque sia, continuate a seguire la serie e condividetela con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Sono tutti al vostro comando Wolf e ciao a tutti, ragazzuoli.